Ciao, ben ritrovati. Guardate qua che bel pacco. Questo è il mio primo shopping dopo la quarantena, dopo tutto quello che è accaduto. E vabbè, questo è il borgione di sole scarpe. Iniziamo a vedere appunto cosa ho acquistato. Ben ritrovati, eccoci qua. E vabbè, non era bella tutta quell'inquadratura iniziale, però insomma vi volevo far vedere il borgione di sole scarpe. Vabbè, voi direte quante ne ha prese? Un centinaio? No, ne ho prese 3 paia, due per me e uno per Rick. Già per convincerlo a comprarsi quelle, insomma, non vi dico, ma c'era la super offerta da Deichmann. Non so se dalle vostre parti c'è questa catena di negozi delle scarpe. E noi ci troviamo molto bene perché acquistiamo anche quando non ci sono le offerte. Se ci serve un paio di scarpe, andiamo lì perché ultimamente non mi trovo più bene neanche con i cinesi. Una volta, insomma, lì mi servivo molto bene dai cinesi perché avevano delle scarpe di qualità. E adesso quel negozio praticamente è diventato molto scadente. E quindi non ci vado più e vado solamente da Deichmann, mentre invece una volta da Deichmann, insomma, ci andavamo così sporadicamente. Invece adesso praticamente abbiamo scelto Deichmann come nostro punto di riferimento per le scarpe. E cosa volevo dirvi? Allora, io ho preso delle scarpe semplicissime, molto comode, scarpe sportive, anche se molti usano questi tipi di scarpe. Non fateci caso qua, mi sono messa sul tavolinetto a vetrinetta, perché sto nell'ingresso, c'è la luce, c'è, guardate, guardate chi c'è, che mi ha messo sotto sopra il divano. Vabbè, tanto dovevo pulirlo. Vabbè, fly combina guai. E ho preso questo tipo di scarpe che molti usano anche con le gonne, con i vestiti. Io, vabbè, da brava giovane anziana, non è che posso andare in giro vestita con il vestitino a fiori e questo tipo di scarpe, però diciamo che con jeans, pantaloni, anche con i pantaloni quelli estivi in cotone che vengono giù un pochino larghi, tipo zampa d'elefante, ecco, quindi li indosso volentieri. Sono, voi direte, una ne ha presa, no, c'è pure l'altra comunque. Aspettate, aspettate, eccole qua, tutte e due. Ok, chiamole così, carine carine. Allora, sono quelle praticamente senza i lacci, che ero molto dubbiosa su questa tipologia di scarpe. Invece lo scorso anno ne ho acquistate un paio sempre da loro, da Deichmann, e mi sono trovata benissimo. E ancora l'elastico praticamente non si è tolto e non si è praticamente allentato, è sempre stretto. E quindi niente, mi sono voluta buttare in questa avventura anche quest'anno. Dico, vabbè, prendiamole così. Sono carine perché dietro poi hanno questa arricciatura e poi c'è questo bordino così, non lo so, ecco, magari potete anche appenderle, non so dove. Vabbè, secondo come è fatta la vostra scarpiera, ecco, potrebbe essere un'idea magari di appenderle. Oppure ci sono persone che mettono le scarpe nell'armadio. Io, vabbè, non ce le metto, magari dopo averle pulite per bene, o anche quando le lavate, perché no? Quando le lavate, poi l'attaccate così e via. Oppure non lo so, ditemi voi a cosa serve questo. No, magari sono io che sempre da brava giovane anziana non so a che cosa serve questo. Vabbè. E niente, ho preso questo colore, non mi ricordo che altri colori c'erano, un turchese, un verdino, però ho preferito questo colore sul beige tortora, anche perché insomma così lo abbino tranquillamente. Quanto l'ho pagate? Allora, quanto costavano? No? Quante l'ho pagate? Dopo vediamo lo scontrino perché non ci capisco più niente. Queste costavano 13 euro, 12,99, quindi già insomma il prezzo era abbastanza abbordabile. E questo è il secondo paio di scarpe, sempre della stessa marca, del Victory,
è un marchio che praticamente mi ci trovo molto bene da quello che ho potuto constatare. Soprattutto penso che faccia solo scarpe sportive questo marchio, non lo so. Comunque, fatto sta che io mi ci trovo benissimo. Il secondo paio di sneakers si chiamano così, correggetemi se sbaglio. E niente, questo secondo paio l'ho preso color jeans e anche questo ho scelto un tipo di colore che volevo così abbinare un pochino su tutto. Dico almeno così, ecco, non ho problemi. E anche questo per chi li porta è veramente un paio di scarpe carino da portare su un vestitino estivo a fiori, su una gonna. Io personalmente, almeno io come Mary, cioè non mi ci vedo, ecco, poi può darsi qualcuno, magari più magro, più giovane di me, magari ecco, li sa indossare bene. Insomma, lasciamo indossare le cose, determinati outfit a chi magari può permetterselo di portarli, ecco, altrimenti poi dopo si cade nel ridicolo. Secondo me bisogna avere sempre un certo stile, un certo gusto, una certa eleganza. Anche per mantenersi un certo contegno, perché no? E la suola è così. Ok, queste quanto l'ho pagate? Non mi ricordo. Queste comunque, ecco, una tipologia di colore, di tessuto che si può usare benissimo estate, primavera, in autunno tranquillamente. Anche le altre, quell'altra, queste qui, e anche queste le vedo adatte primavera, estate, autunno, ecco. Queste invece costavano 17 euro, 16,99 euro. Allora, già che ci sto, vi faccio vedere anche quelle di Rick, almeno se c'è qualcometto che vuole. Aspettate, senza che stoppo. Ok, se c'è qualcometto che vuole così darsi una regolata. Anche questa è sempre da Deichmann. Ah, ecco che ha fatto lui, il giovane anziano Rick, ma ha voluto copiare. Che poi per una volta non l'ho seguito nell'acquisto mentre io stavo scegliendo le mie, ho lasciato lui per conto suo, imponendogli solamente prenditi un paio di scarpe, perché cioè, per convincerlo a comprarsi qualcosa, Rick, non vi dico. E quindi non l'ho seguito, perché di solito lo seguo, lo consiglio, gli ci ho fatto, ho detto che cosa hai preso? Quando mi ha detto queste sono rimasta un po' meravigliata, vabbè, dice ho voluto cambiare, ha voluto cambiare, è in aria di cambiamenti. E vabbè, e quindi niente, ha preso queste, però le vedo dure io, vabbè, basta che poi non inizi a piangere come i bambini, mi fanno male. Ha voluto provare anche lui quelle così, però vedete, sono differenti da quelle mie, perché quelle mie sono molto più morbide e c'è l'elastico ai lati. Vabbè, di la verità neanche le ha misurate. Ah no, le ha misurate, perché gli ho detto le misurate. Vabbè, vediamo un attimino come ci camminerà. Sono veramente carine. S 1975, gli piacerebbe a lui essere del 1975. 100% one, che c'è scritto Memphis Guaranteed. Vabbè, sono carine, guardate un po' dietro, ecco come sono fatte. E anche qui ci sono dei colori abbastanza neutri che quindi si possono abbinare con tutto. C'è il color tortora, quest'aranciato, il blu e il bianco sporco, bianca avana. Mi piace anche come sono fatte dietro, c'è cioè questo colore bordeaux. Queste, vediamo quanto costavano. 24,99 euro, 25 euro in tutto. Dov'è lo scontrino? Adesso lo prendo. Allora, lo scontrino, eccolo qua. Praticamente abbiamo acquistato solo, cioè acquistato, abbiamo acquistato tre paia di scarpe, abbiamo pagato solamente queste di Rick e queste, quindi le 25 e le 17 euro.
quelle da 13 euro non le abbiamo pagate. Lo scontrino, eccolo qua, e in tutto però abbiamo pagato 42,08. Vabbè, comunque ragazzi, alla fine poi non è che sia così tanto, perché se consideri una la presa gratis, se consideri i prezzi di altri negozi, se consideri le ciufeche che magari puoi comprare dai cinesi o al mercato, ecco, perché ho detto, io ho sempre parlato bene dei negozi cinesi, ma ultimamente non lo so che cosa gli sia successo, e parlo di ultimamente, anche prima del blocco che c'è stato, quindi vedevo già qualcosa che non quadrava per quanto riguardava questi negozi cinesi. Allora, va bene, questi erano gli acquisti per quanto riguarda le scarpe. Poi vi faccio vedere altre due tre cosette. Allora, poi un altro acquisto che ho fatto sono state queste due body miste, queste acque profumate di equivalenza. Nel periodo che l'ho acquistate, c'era praticamente l'offerta, prendi due, paghi uno, quindi io non potevo lasciarmela sfuggire. Mi mancavano all'appello solamente queste due body miste, quella Hypnotic Iris, buonissima, e quella alla muschio bianco, dov'è? White. Pur White Mask, e niente, comunque di queste io non mi soffermerei più di tanto, perché nel momento che sto registrando questo video io già ho registrato quello dedicato a queste, quindi ho fatto un aggiornamento per quanto riguarda le acque profumate. C'è tutta una serie, una telenovela infinita per quanto riguarda praticamente i profumi, quindi non vi preoccupate, poi usciranno uno dietro l'altro praticamente tutti i video che mi avete richiesto, soprattutto quello sulle acque profumate, quindi le vedrete, ecco, le vedrete sicuramente. Allora, gli altri acquisti che ho fatto, ci proviamo a registrare, ma c'è Fly che sta borbottando più non posso. Gli altri acquisti sono stati due pigiami che ho preso all'OVS. Non mi ricordo più il prezzo, sinceramente, mi sembra sulle 14 euro, una cosa del genere, 14-15 euro. Sono due pigiami primaverili estivi. Allora, io non uso i pigiami, però mi rendevo conto che ne avevo bisogno perché erano un po' rovinati quelli che avevo, ma cioè non li uso d'estate perché dormo in canottiera. D'inverno li uso, ma solamente la parte sopra, la parte sotto no. Allora, questo è carinissimo perché è uno sullo sfondo panna, e poi ci sono questi fiorellini qua arancioni. Vedete, sono tipo tulipani, insomma, dei fiorellini. Mi piace lo scollo che è a V, è abbastanza largo, e poi niente, mi piace anche come sono fatte le maniche, che sono molto svasate. Vi faccio vedere la parte sotto, che è carinissima anche questa. Allora, la parte sotto con l'elastico in vita, vabbè, voi direte per forza, altrimenti poi calano, vabbè, potrebbero anche avere bottoni, perché no? Poi c'è questo fiocchetto in raso arancione. La fantasia è sempre la stessa, e poi giù vengono un pochino larghi, quindi sono comodissimi. Questo è stato il primo pigiama che ho preso, poi ne ho preso un altro, vi faccio vedere anche quello. Allora, l'altro pigiama invece ha le maniche lunghe, comunque è leggerissimo, niente, quindi è più primaverile che estivo, però vabbè, magari se andate in vacanza, se andate in montagna, potete utilizzarlo benissimo. Mi piace molto anche questo per lo scollo, lo sfondo è grigio, poi c'è questa scritta con questi vasetti, vedete? Home is where my plants are. La casa è dove ci sono le mie piante. Carino con queste piante. Mi stizzisce molto, anche perché ultimamente mi si è presa con le piante. Vabbè. Mi piace anche la parte sotto, vedete, viene con questo elastico, carinissimo, insomma, vabbè, a questo particolare. Poi la parte interna del colletto è un color menta, un color, come è chiamato, no? Tiffany, è un color menta, sì, un color menta, un verdino menta.
questo color verdino menta ritorna poi nell'accetto che troviamo qui al bordo al bordo vita dei pantaloni, appunto. La fantasia si ripete comunque anche sui pantaloni, solo che ci sono più disegni, vedete? È tutto, cioè, è veramente riempito di questa fantasia, appunto, delle piante. E lo stesso gioco qua si ripete a bordo, a fine gamba, appunto, del pantalone, del pigiama. E anche questo sulle 14 euro, 14-15 euro mi sembra, è sempre preso all'OVS. Niente, ragazzi, questi erano gli ultimi acquisti che ho fatto. Se ce ne saranno altri, ve li farò vedere. Una cosa che ci tengo sempre a dirvi è che i miei acquisti sono mirati, quindi io non è che esco per fare shopping pazzo, oppure uso il fatto di fare shopping per poi fare video su YouTube. Quindi il mio canale, lo sapete, è improntato sull'economia, sul riciclo, sul riutilizzo anche degli scarti alimentari, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, si basa sull'economia anche per quanto riguarda gli acquisti, gli haul, lo shopping. È tutto mirato a comunque un fine, non è mai, insomma, uno shopping pazzo. Forse se c'è qualcosa che così, magari un piccolo lusso che mi concedo extra, è praticamente qualche profumino, come appunto quelli di equivalenza che costano pochissimo. Pollice in su se avete apprezzato, vi mando uno smack e vi aspetto al prossimo video.